Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Come facciamo di consueto, subito i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire. Migranti, no alla realizzazione in Toscana di un centro di permanenza per il rimpatrio. Pesca dilettantistica, gestione delle acque interne in concessione alle associazioni. Con 24 voti a favore, l'aula di Palazzo del Pegaso ha approvato a maggioranza una mozione del Partito Democratico, primo firmatario il capogruppo Vincenzo Ceccarelli, sul tema dei centri di permanenza per il rimpatrio. L'atto, che impegna la Giunta a manifestare in ogni sede utile la ferma contrarietà ad ogni ipotesi di CPR sul territorio regionale, ha ottenuto 24 voti a favore, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e 12 contrari, Lega e Fratelli d'Italia. Noi stiamo assistendo al fallimento della politica migratoria e della gestione dell'immigrazione da parte di questo governo. E quelle che erano le loro ricette, vale a dire la chiusura dei porti, si stanno rivelando, come era evidente, solo cinica propaganda elettorale. Oggi sono al governo e non sono in grado di gestire questo fenomeno, che è un fenomeno strutturale che non va affrontato, non può essere affrontato solo a colpi di emergenza, a colpi di decreti che uno dopo l'altro si rivelano assolutamente inefficaci. Gli sbarchi sono più che raddoppiati in questo anno rispetto agli anni precedenti e il fenomeno viene affrontato con una gestione che ha poco dell'umano e che non coinvolge assolutamente i sindaci, le amministrazioni locali, le regioni, se non perché le problematiche gli ricadono addosso nel momento in cui questa gestione diretta dal Ministero alle prefetture si riversa sui territori senza che gli amministratori locali siano preventivamente coinvolti. Credo che invece occorra affrontare il fenomeno in maniera strutturale, con una visione complessiva, con umanità, che è il primo requisito, perché stiamo parlando comunque di persone. Questa è la dimostrazione concreta del fallimento che il centrodestra sta facendo sulla questione che riguarda l'immigrazione. Ha fatto tutto l'opposto di quello che aveva promesso, i sbarchi sono aumentati, il tema dell'immigrazione sta travolgendo il nostro paese e non si stanno trovando delle risposte cogenti e puntuali per risolvere questa questione. Il modello che abbiamo in mente noi è quello dell'accoglienza diffusa, provare a diffondere sul territorio la forma di accoglienza, ma bisogna anche limitare gli accessi e questa è una risposta che serve da parte del governo e questo sta mancando. Evidentemente non si può poi trovare la scorciatoia di andare a creare una sorta di lager in Toscana laddove concentrare un numero indiscriminato di persone che vengono accolte, giustamente salvate nei mari, ma questa non è una risposta, serve fare un'azione di governo che sta mancando oggettivamente. Quello che chiediamo è che ogni soluzione che riguarda una comunità debba e possa essere condivisa comunque con la comunità nella quale un impatto del genere modificherebbe il livello della qualità della vita e della sicurezza dei cittadini toscani. Da parte del centrodestra sembra molto semplice la soluzione, cioè si costruiscono CPR e si risolve il problema, si riportano tutti a casa loro e finisce qua. Ecco, invece il problema nasce anche a livello europeo, non sono stati in grado, nemmeno ora che sono al governo, a far rivedere il trattato di Dublino, che è così fortemente penalizzante per l'Italia, ma soprattutto non si affronta il problema umanitario. Ecco, qui è stato palese la diversità di differenze e di sensibilità fra la destra e il centro-sinistra. Io vorrei però evidenziare, come ho fatto anche in aula, che forse sottovalutare il sentimento di insicurezza e la percezione di pericolo e di paura che è nella popolazione da parte del centro-sinistra è un problema e soprattutto un grave errore, perché è quello su cui il centrodestra ottiene sempre maggiori consensi. Quindi una soluzione va trovata,
e soprattutto va pubblicizzata, va affrontato il problema e proposto delle soluzioni che non sono sicuramente semplici, sono soluzioni complesse, se ne sta rendendo conto anche il centrodestra, ed è evidente che la discussione di oggi cerca di ributtare la palla in tribuna addossando, cercando di trovare delle soluzioni a livello regionale e comunale, ma non è così. Sono state respinte invece le mozioni presentate da Fratelli d'Italia, prima firmataria Elisa Tozzi, in merito all'adesione della Regione Toscana all'intesa nazionale sui migranti, e quella della Lega, prima firmataria la capogruppo Elena Meini, in merito all'istituzione necessaria di un CPR in Toscana. La Toscana è una delle regioni governate dal centro-sinistra che in Italia non vuole i centri di permanenza per i rimpatri, che sono quelle strutture che devono mantenere per un breve periodo di tempo gli irregolari, che sono chiaramente delle persone che devono essere rispedite a casa loro, nel loro Stato. Questo è un no ideologico da parte di chi amministra questa regione, perché il governo sta cercando, attraverso l'attuazione di questi CPR in nuova veste, tra l'altro anche finanziando e dando la possibilità di migliorare queste strutture e dando possibilità anche di maggiore spesa per la permanenza di queste persone all'interno del CPR. Si parla di criminali, di persone che non possono stare nelle carceri a spese degli italiani, ma che, se entrati regolarmente, devono essere rispediti a casa loro. Purtroppo spesso vediamo anche dalle cronache dei giornali che molti irregolari poi compiono dei crimini e anche molto gravi. Esiste un'emergenza che mi auguro tutti, contrari e favorevoli al CPR, vogliano riconoscere, ovvero quella di allontanare dal nostro paese chi entra in Italia per delinquere. Io mi auguro che, al di là del dibattito sul CPR sì, CPR no, vi sia questa esigenza condivisa. Se una persona entra in Italia e compie un reato, deve essere espulsa. Per poterla espellere serve una struttura in cui metterla in attesa di espulsione. Il CPR è questo. Io stamani mattina ho ascoltato in aula persone che parlavano di ragazzi da accogliere, che vengono a farsi la seconda vita in Italia, che devono avere una seconda opportunità, ragazzi che sono arrivati e grazie alle strutture d'accoglienza hanno conseguito la patente di guida. Tutto bello. Non stiamo parlando delle stesse persone. Il CPR è una struttura che serve a contenere chi delinque. Chi viene in Italia a cercare di prendersi la patente di guida è liberissimo di continuare a farlo. Chi viene in Italia per spacciare cocaina al parco delle Cascine, no. Io faccio un esempio, vado lungo, ma permettetemi di farlo. Io non sono mai stato un fan a prescindere del CPR. Non ho mai pensato che il CPR risolvesse i problemi, tutti i problemi, fosse la panacea di tutti i mali. La scorsa settimana a Firenze un signore ha preso a botte un anziano di 92 anni per strada in pieno giorno per rubargli l'orologio. Questa persona, due giorni prima, aveva fatto la stessa identica cosa col priore di Santo Spirito. Se in Toscana avessimo avuto il CPR, dopo il primo reato, questo soggetto stava all'interno di un CPR. Dare in concessione alle associazioni di pescatori le attività di pesca dilettantistica è quanto prevede la legge approvata a maggioranza dall'Aula al termine di un acceso dibattito e una sospensione per mancanza del numero legale. La legge interviene sulla gestione delle risorse ittiche e sulla regolamentazione della pesca nelle acque interne e l'atto, illustrato dal vicepresidente della Commissione Sviluppo Economico e Rurale, Mario Puppa, ha ricevuto 22 voti favorevoli e 13 contrari. La legge vigente già esaltava una grande collaborazione con le associazioni sportive di pesca dilettantistica. Noi abbiamo voluto fare un passo avanti proponendo la possibilità alle associazioni di poter avere in concessione dei tratti di torrente o fiume per valorizzarli al meglio, attrezzandoli, facendo in modo che siano popolati da fauna autoctona e anche, diciamo, in modo tale che diventino anche veri e propri punti di attrazione turistica. E in questo modo cercheremo
attraverso un emendamento che è stato approvato in commissione, che abbiamo concordato anche con le associazioni di pescatori, intanto delimitato il margine da un 100%, l'abbiamo portato al 15%, quindi i tratti in Toscana in via sperimentale saranno il 15% del totale. Saranno, diciamo così, interessati da un bando che sarà gestito dagli uffici della Giunta e che avrà un titolo gratuito, ma impegnerà, diciamo, le associazioni dilettantistiche della pesca ad apportare, diciamo, attraverso un progetto vero e proprio di valorizzazione del valore aggiunto in questi tratti. Poi, attraverso un altro emendamento che abbiamo inserito proprio all'interno della commissione approvato in Consiglio, abbiamo previsto la gratuità di alcuni soggetti rispetto al pagamento di un eventuale, diciamo, permesso aggiuntivo rispetto alla licenza della pesca, e che sono i ragazzi sotto i 12 anni, i portatori di handicap e gli over 70. In questo modo vogliamo anche dare un segnale rispetto a una possibile, diciamo, maggiore fruizione, diciamo, di questi tratti di fiume da persone che hanno, diciamo, un pochino più di difficoltà nell'avere, diciamo, accesso ai permessi di pesca. Ha una valutazione positiva, che è uno scatto in avanti, una proposta, un impegno assunto e preso e mantenuto, che consente alle associazioni di poter gestire, dietro una concessione che appunto la Regione può concedere, delle acque interne per un uso dilettantistico della pesca, quindi le associazioni avranno un'opportunità nuova dentro dei limiti previsti dalla normativa, che consentirà loro di autodeterminarsi e soprattutto di svolgere un'attività controllata nel contempo, diciamo, dentro i limiti che appunto la stessa legge prevede, quindi una cosa positiva che non limita, diciamo, l'iniziativa singola, ma che tutela anche le forme associative che a loro volta promuovono l'attività della pesca dilettantistica. Critica la posizione della Lega, che con la capogruppo Elena Meini ha definito l'atto un disastro politico. La valutazione sulla legge sulla pesca credo che si possa tranquillamente sintetizzare con una parola: disastro. Credo che sia una legge fatta ad hoc per una promessa mantenuta dall'assessore Saccardi e dal presidente Gianni, e non lo dico io, lo dicono delle loro dichiarazioni in una conferenza stampa di circa un anno fa, dove dicevano promessa mantenuta ad una singola associazione. Tutte le associazioni, le altre associazioni di pesca sono indignate. È veramente una cosa impensabile che chi fa pesca, un'attività sportiva, una passione, debba pagare il tesserino, più debba pagare a un'associazione la possibilità di poter pescare in un tratto di fiume. Non è pensabile che si dica, come loro hanno provato a dire, i fiumi saranno così controllati e puliti, perché non si parla di diciamo, collocazione di un fiume intero, ma di piccoli tratti, quindi il fiume sarà comunque nelle altre parti non preso in considerazione dalle associazioni, sarà comunque tenuto male, come purtroppo lo è, ne sono tutt'oggi tutti i fiumi della Toscana, e quindi non si risolverà nel problema di rischio idrogeologico, non si risolveranno i problemi ambientali, quindi non ci possiamo attaccare a questo. Questa è meramente una promessa fatta a una singola associazione di diversi iscritti, ma credo che la politica non debba valersi soltanto sul consenso, ma debba valersi del bene collettivo. Abbiamo votato contro, abbiamo presentato e provato a presentare anche in commissione una serie di emendamenti che andassero in un'altra direzione. Purtroppo il Partito Democratico non ci ha voluto ascoltare, ma non ha voluto ascoltare nemmeno tutte le associazioni che hanno scritto lettere dure di critica su questa proposta di legge. Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia ha ribadito che questo atto coinvolge pubblica amministrazione e beni comuni. Alcune associazioni si sono espresse contro la privatizzazione di alcuni tratti di fiume, ha ricordato Capecchi, mentre altre hanno evidenziato l'aspetto ludico, sportivo e legato al turismo. Il PD ha fatto molta confusione, ci sono alcune associazioni nazionali che sono tendenzialmente favorevoli rispetto a questa proposta, altre più locali che invece temono una privatizzazione dei corsi d'acqua. Alla fine, nel dubbio, il PD ha presentato un emendamento che restringe al 15% il totale delle acque interne che si possono concedere in uso alle associazioni, ma non si è capito dove vengano individuate né con quali criteri, per cui può essere che in una provincia tutte le acque o la gran parte delle acque cadano in concessione e automaticamente tutte le altre no. Quindi avevamo posto queste e altre questioni, anche legate per esempio alle necessità di iscriversi ad un'associazione per andare a esercitare la pesca, magari un'associazione che esprime indirizzi ideali che un soggetto non condivide, pertanto non abbiamo ritenuto, diciamo, di esprimere un voto, perché ci sembra
sembrava doveroso tornare in commissione e chiarire questi punti, perché l'esercizio della pesca è regolamentato ad oggi per legge. Si può anche capire la volontà di migliorare, perché poi c'è un problema di fauna ittica e di conservazione del patrimonio ambientale e autoctono rispetto a specie che vengono dall'esterno, ma naturalmente questo va fatto rispettando i diritti di tutti. A noi non ci è sembrato che questa legge fosse ancora sufficientemente sviluppata per farlo, e quindi abbiamo ritenuto di esprimere non voto, e ci riserviamo naturalmente di valutare insieme alle associazioni ulteriori proposte di modifica. Ed è tutto, questa era la nostra ultima intervista. Vi ricordo che l'appuntamento con Cronache e Commenti torna la prossima settimana.